benedetto chi crede nel Vangelo. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi nella nostra liturgia ricordiamo la visitazione di Maria a sua parente Elisabetta e leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 1, dal 39 al 56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Amen. Carissimi amici, oggi ci viene presentato il Vangelo secondo Luca, l'unico che parla della visitazione di Maria a sua parente Elisabetta. Ed è davvero particolare questo Vangelo perché, a parte Matteo per pochi versetti, ma Luca è l'unico che tratta dell'infanzia di Gesù, della nascita e di alcuni fatti particolari come questo. Quanto è importante per noi cristiani comprendere e avere questo sguardo ampio verso ciascun evangelista. Ecco che entro breve, la settimana prossima, faremo il seminario online sui Vangeli. Se siete interessati proprio a comprendere come ciascun evangelista parla di Gesù e trasmette a noi il contenuto della fede, potete iscrivervi al nostro seminario online. Oggi vediamo quanto è importante. Luca dice: vedere che Maria, dopo aver ascoltato l'annuncio dell'angelo da parte di Dio e dopo aver aderito a questo annuncio, quindi al progetto di salvezza che si sarebbe adempiuto nel suo grembo dopo il suo sì, Maria sente dall'angelo una notizia, una novità, qualcosa di profetico. Dice: anche tua parente Elisabetta, nella sua vecchiaia, proprio lei che era sterile, ha concepito un bambino. E questo è il 6° mese per lei. Maria vuole vedere realizzata la parola di Dio e vuole avere anche una conferma. Ecco perché va da sua parente Elisabetta. Si alzò e andò in fretta. Riceve buone notizie. Oltre al fatto di vedere che davvero Elisabetta è incinta, ma riceve la buona notizia da parte di Elisabetta stessa: benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Quindi riceve una benedizione da parte della sua parente Elisabetta. Una benedizione perché dice: tu hai creduto nelle parole di Dio, tu hai creduto nelle parole dell'angelo. E noi oggi vogliamo
imitare Maria in questa attitudine, in questo atteggiamento. Benedetto colui che crede nelle parole del Signore. Benedetto colui che crede nella buona notizia di Gesù Cristo. Benedetto colui che confida in Gesù e rimette a Lui, nelle sue mani, tutta la vita, le difficoltà, il lavoro, i problemi familiari, i problemi personali. Ecco che cosa impariamo oggi da Maria, da questo episodio. Lei ha detto sì, ma non solo, ha creduto in ciò che Dio le ha detto. E tu credi nelle parole che ogni giorno il Signore ti dice? Oppure rimani un po' perplesso, dubiti, vediamo, aspetta di vedere se accade oppure non accade? Maria ha detto sì, eccomi, io ci credo. Riceve la benedizione. Se tu dici sì oggi a Dio, al suo Vangelo, sei benedetto. In questo stesso momento, pensate che bello, possiamo ricevere la benedizione dall'alto. Quando noi apriamo il cuore e gli diciamo, eccomi Signore, si compia per me la tua parola. Ti invito allora a pregare insieme a me. Signore Gesù, grazie per questo Vangelo, per questo brano, grazie per come oggi tu vieni a visitare la mia vita. Grazie perché oggi posso rinnovare il mio sì a te e alla tua parola, ma soprattutto rinnovo il mio sì al tuo progetto. Credo in te, Signore Gesù, credo nel tuo amore, credo nella tua provvidenza. Che il tuo Spirito Santo mi guidi a te che sei la verità tutta intera e mi doni forza nel credere e nel continuare a perseverare nella fiducia in te. A te la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, carissimi amici, accogliamo lo slogan di oggi. Benedetto chi crede nel Vangelo. Benedetto tu sei oggi che accogli e credi in questa parola. Dio ti benedirà grandemente. Sappi che il Signore non ti abbandona, è al tuo fianco. Cari amici, vi ringraziamo per come ci seguite, grazie per come ci sostenete. Da un po' di tempo abbiamo avviato l'iniziativa di Un Caffè per il Vangelo, un modo per sostenere la nostra comunità e questi video, l'attrezzatura, gli strumenti digitali tecnici, affinché quotidianamente, ormai da più di 4 anni e mezzo, possiamo evangelizzare attraverso i media e i social. Sul nostro sito trovate sia la possibilità di offrire un caffè per il Vangelo e sia la possibilità di iscrivervi al seminario online. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.